La differenza tra l'effetto Coriolis orizzontale e verticale sul risultato di un tiro a lunga distanza di un fucile? La differenza tra l'effetto Coriolis orizzontale e verticale sul risultato di un tiro a lunga distanza di un fucile? L'effetto Coriolis è l'effetto che la rotazione della Terra ha su un oggetto. Ora, questa persona afferma che anche un proiettile che viaggia a 740 miglia per ora, ovvero 1190 km orari, su una breve distanza, viene influenzato dalla rotazione della Terra. Se questo è il caso, allora la stessa rotazione della Terra o l'effetto Coriolis dovrebbe essere applicato anche ad un aereo che lascia il contatto con la Terra stessa. All'effetto Coriolis non importa se si tratta di un aereo o di un proiettile, influenzerebbe tutti e due gli oggetti nello stesso modo. Questo aereo è unito al suolo. Se la Terra gira sotto l'aereo, l'aereo gira alla stessa velocità della Terra. Oppure l'aereo sarebbe influenzato dall'effetto Coriolis. Significa che l'aereo dovrebbe viaggiare alla stessa velocità che ha la Terra. Se l'aereo, diciamo, si trova sull'equatore, ovvero al centro della Terra, allora l'aereo starebbe viaggiando approssimativamente a 1037 miglia orarie, pari a 1668 km orari, anche se l'aereo è fermo e fisso col suolo. Mentre la Terra gira, l'aereo semplicemente si muove con la stessa velocità con cui gira la Terra, o chiamiamolo effetto Coriolis. L'aereo è influenzato dalla velocità rotazionale della Terra al centro, sull'equatore. Pertanto la velocità dell'aereo è di 1037 miglia per ora, pari a 1668 km orari. Se l'aereo lascia il suolo solido, che si trova sotto, ecco che l'aereo non è più unito col corpo di riferimento della Terra. O in altre parole, l'aereo non sarebbe più in grado di ruotare alla stessa velocità della Terra, o sarebbe influenzato dall'effetto Coriolis. Questo perché i proiettili e balistica, dicono, hanno bisogno di tenere conto della velocità di rotazione della Terra, semplicemente perché la rotazione sotto il proiettile muove il bersaglio rispetto alla traiettoria rettilinea dei proiettili sparati. Questo è un 747. La velocità massima di crociera è di 570 miglia orarie, pari a 900 km orari. Se questo aereo cerca di viaggiare verso est, sull'equatore, dobbiamo tenere a mente che la Terra gira a 1037 miglia orarie, sempre pari a 1668 km orari. Osservate cosa succede se abbiamo un aereo che sta fermo al suolo e un aereo che lascia la Terra e con la sua potenza di 570 miglia orarie, ovvero 900 km orari. L'aereo che si muove più veloce è l'aereo al suolo. È fermo sulla pista di decollo unito alla superficie della Terra. È influenzato dall'effetto Coriolis, il che significa che l'aereo si muove alla stessa velocità di come si muove la Terra. L'aereo che sembra più lento è l'aereo che ha lasciato il suolo e che sta volando con la sua potenza alla massima velocità di crociera di 570 miglia orarie, sempre pari a 900 km orari. Come notate, l'aereo che è unito al suolo è in grado di sorpassare l'aereo che sta volando con la sua propria potenza sull'equatore a 570 miglia, 900 km orari. L'aereo che ha lasciato il centro dell'equatore e che vola verso est con la sua propria potenza alla velocità massima di 570 miglia, sempre 900 km orari, non sarà mai in grado di raggiungere la sua destinazione, semplicemente perché il suolo di sotto si sta muovendo ad una velocità di 1037 miglia orarie, sempre pari a 1668 km all'ora. Possiamo vedere che l'aereo che è unito al suolo è stazionario sulla Terra. Si muove più velocemente dell'aereo che ha effettivamente lasciato il suolo e che adesso sta volando. L'aereo che sta volando non raggiungerà mai la sua destinazione, che continua a viaggiare verso est. Ci sono ancora alcune persone sulla Terra che credono che la Terra gira. La loro spiegazione è che l'aria sulla Terra gira alla stessa velocità con cui gira la Terra. Anche se l'aria è composta principalmente di azoto e di ossigeno, e che è un gas molto meno denso del suolo, credono che l'atmosfera funziona come un solido
così duro e denso come il suolo sul quale gli aerei vanno ad atterrare. Questo semplicemente non è vero. Con più aumenta l'altitudine, la densità dell'aria in realtà diminuisce. E con più un aereo vola in alto, a 38.000 piedi, pari a 11.500 metri, l'aereo si trova in un'atmosfera molto meno densa. Ora, l'aereo, anche se si trova in questa atmosfera molto meno densa, è ancora in grado di mantenere la sua velocità rispetto al suolo con la sua propria potenza. Pertanto possiamo concludere che l'atmosfera non è un solido, ma un gas di azoto e di ossigeno, e che non è possibile che la Terra giri. Se un aereo cercasse di atterrare su un oggetto rotante molto veloce sotto di esso, il risultato sarebbe questo. Per coloro che ancora credono che la Terra gira, e sono pochi, se dobbiamo prendere un volo dalla città di New York a Los Angeles, significa dover viaggiare verso ovest. Dovremmo viaggiare contro la rotazione della Terra. Il nostro tempo necessario per quel volo senza scalo è approssimativamente di 6 ore. Ancora una volta, questo è da New York a Los Angeles. Si viaggia verso ovest. Ma se invertiamo questo volo e viaggiamo da Los Angeles alla città di New York, dovremmo volare con una velocità della rotazione della Terra. Il tempo di volo dovrebbe incrementare drasticamente, semplicemente perché l'aereo vola verso est con la velocità di rotazione della Terra e non è in grado di mantenere la velocità con cui ruota la Terra. Sarebbe influenzato dall'effetto Coriolis. Però possiamo vedere che da Los Angeles a New York abbiamo lo stesso tempo di volo di circa 6 ore. È sempre 6 ore circa in tutti e due i casi. C'è una semplice variazione di pochi minuti a causa dei tempi di attesa per gli atterraggi o per le procedure di decollo per ogni specifica città. La Terra non è possibile possa girare. Qui è Mike, mettete il like ed iscrivetevi.